Presidente Prego. Boldrini, la ringrazio della parola. Io sono entrato nel merito come spesso lei ha chiesto, silenzio assoluto come sempre Presidente, come da mesi a questa parte, non so se se ne è accorta. Va bene, vado avanti. No, perché siamo sempre additati come non c'è ragione per fare le proteste, lei, dobbiamo aiutarla a essere arbitro, poi non lo facciamo, silenzio totale. E stiamo parlando della riforma della Corte Costituzionale. Benissimo, ci riprovo, ci riprovo. Discutiamo con tutti, poi solo con Verdini, discutiamo con tutti, vero Presidente? Altro punto che non capisco, che riguarda sempre il Senato e anche la Camera in questo caso. Noi, anzi lei, arriva a un punto di svolta, chiede di passare da bicameralismo al monocameralismo e per tutelare i diritti degli enti locali, per tutelare gli interessi degli enti locali. Pensa a un Senato delle autonomie, con i limiti che le ho illustrato prima e a cui non ha ancora risposto. In ogni caso, Presidente, questo Senato delle autonomie deve incidere perché possa tutelare i propri interessi nell'iter legislativo, magari proprio nell'ambito delle leggi che più gli interessano, come quelle finanziarie, eccetera. Ma proprio con riferimento a quelle leggi che sono più importanti per le regioni, andiamo a vedere che poteri ha il Senato, Presidente. E il Senato in realtà ha la possibilità sostanzialmente di esprimere un parere. Un parere, chiedere delle modifiche alla Camera. Una volta che raggiunge la necessaria maggioranza, che è comunque un'operazione complessa, per chiedere le modifiche alla Camera, la Camera si può esprimere su queste modifiche. Ma con che maggioranza? Quando va male, quando va bene con la maggioranza semplice, quando va male con la maggioranza assoluta. Ma lei sa meglio di me che con la legge elettorale che ha proposto, ci siamo con l'Italicum, la maggioranza assoluta è garantita a una sola forza politica, che magari è una minoranza all'interno del Paese come consenso, perché con la legge elettorale è paradossale, magari non succederà mai, ma tecnicamente può succedere, una forza politica che ha il 5% può avere il 54% dei seggi. Ditemi se sbaglio, Presidente Renzi, mi dica se sbaglio. Allora, una decisione presa a maggioranza, anche iperqualificata da parte del Senato, può essere in qualsiasi momento sorpassata, ignorata da quella forza politica, da un solo partito. E allora che garanzie dia il Senato? Nessuna. Quali poteri diamo nelle materie in cui ha interesse? Nessuno. Dovrà chiedere, chinarsi, chiedere qualcosa magari in cambio alla forza di maggioranza in quel momento e quindi diventeranno succubi le regioni, non avranno potere reale, saranno anche queste delle serve del padrone per poter ottenere quello che chiedono. Perché non ci sarà bisogno per la forza politica, minoranza nel Paese ma maggioranza alla Camera, di interloquire con le altre forze politiche che magari hanno interessi diversi nelle regioni. Allora, su questo punto, Presidente, che mi sembra irragionevole in maniera abbastanza evidente, io non riesco a capire sinceramente la logica che sta dietro questa scelta, le chiedo, con un atteggiamento, come vede Presidente Boldrini, estremamente positivo e propositivo, di dialogare con le forze politiche di opposizione che, le ricordo, in realtà sono maggioranza assoluta all'interno del Paese rispetto alle ultime elezioni politiche. La ringrazio, deputata Fraccaro.